dico quasi perché l'anno prossimo festeggio 25 anni di carriera. Dopo 25 anni ho avuto il piacere e l'onore di avere la piazza di Lodi, finalmente. Grazie, grazie, grazie. È iniziato così lo show di Paulino Boffi, invitato a dare il meglio di sé davanti al numeroso pubblico che ha gremito per quasi due ore Piazza della Vittoria per l'appuntamento di fine luglio con la rassegna di Lodi al Sole. Ed in effetti l'apprezzato barzellettiere, comico e cantante ha fatto veramente di tutto per far trascorrere una bella serata ai suoi concittadini. L'esordio con le immancabili barzellette. Partiamo così! Ripetono anche che tanta gente stasera. Partiamo con le barzellette, le più conosciute quali sono? Quelle sui? C'è qualche carabiniere stasera? No, io lo chiedo sempre così dopo gliele spiego, perché gli unici che ride noi. Partiamo così. Carabiniere che entra in stazione, va in biglietteria, fa buongiorno. Vorrei un biglietto per Reggio. Quello della biglietteria fa sì, ma Reggio Emilia o Reggio Calabria? Il carabiniere è uguale, tanto mi vengono a prendere in stazione. Il bambino che va in spiaggia da papà fa papà, papà, cos'è che te? Papà, senti, mi compri il salvagente a forma di bagnino? Eh? Voglio il salvagente a forma di bagnino, ma te se ma? Ma guarda che non esistono il bambino. Oh no, dietro la mamma la cabina le sta gonfiando uno. Poi un omaggio a Lucio Dalla. Santi che pagano il mio pranzo, non ce n'è. Sulle panchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Spazio quindi agli sketch all'insegna del sempre gustoso rapporto tra donne e uomini. E quando vedi entrare la donna, capisci subito se è del nord o del sud. Perché per esempio la donna del sud quando entra al cimitero, uite la riconosci subito. La donna napoletana entra nel cimitero, la scena è questa. Appena la Vandenne comincia il cinema, mamma mia! È il marito mio, mamma mia! Arriva il guardiano, signor, lasciami, mamma mia! È il marito mio! Guardiano, signor, lasciami, affanculo, mamma mia! È il marito, signor! Ma suo marito non sta qua, sta là e lei, oh! Sta qua, sta là, l'importante è che non sta a casa. Invece, la donna del nord arriva sempre al cimitero in bicicletta, fateci caso. E quando è a 50 metri la va giù e fa quei fiori nel cestino. E io dico che arriva al cimitero con sbuff. La scena è questa, ditemi guarda. Oh! Oh! L'amica, fa che la fa più, che la fa più, a venire qui al cimitero, che la fa più, che la fa più. La signora che ce li fa, signora, ma da quanto tempo è morto suo marito? 3D? Guarda, mi sono bellerruto al dumavo da cinesi che c'ha più fiori di plastica, uè. Per il mica fa avanti in tre per quello lì, signor, ma signora mi sembra un po' esagerata che fa no, oui, bella, guarda che io sono vedova per la terza volta. L'INPS mi ha mandato a casa la medaglia d'oro per la riconoscenza. Signora, tra tutti e tre i mariti morti con la stessa patologia, coi funghi velenati. Una strage, signora. La signora è là, mi racconti, oh, gradisissime! Mio primo marito, mio primo amore, la portata che i fungi non mi sono accorta che erano avvelenati i pantri di le morti. Mio secondo marito, invece, anche lui la portata che i fungi non mi sono accorta che erano avvelenati i pantri di le morti, anche lui. E il mio ultimo marito, poverino, le mor con una sassata in testa, come mai? E mangiavano i fungi, sai? Non poteva mancare lo show un ricordo ad uno dei più significativi cantautori italiani, il Giorgio Gaber della Milano Popolare.
mi vuoi in gir te chiede là, mi vuoi in gir per la ola, o fai una pigna de carte mia, se me vengo in me de compra la valina. Una valina. Dopo un omaggio doveroso ad un maestro del teatro lodigiano, Antonio Cecu Ferrari, perché non dedicargli una via, Boffi ha proseguito il suo spettacolo alternando il sorriso al canto in un crescendo che ha strappato gli applausi al pubblico di Piazza della Vittoria.